Buongiorno amici, buongiorno appassionati di car e di supercar, di ipercar. E in mancanza del Salone di Ginevra, purtroppo, non vogliamo non far vedere quello che era stato preparato per il Salone di Ginevra, perciò dal nostro atelier di Modena. E vogliamo raccontare quello che è stato il lavoro che ci ha portato alle due vetture che oggi vi presenteremo. Queste vetture sono la Imola, molto interessante, un progetto di ricerca, un progetto che nasce così come è nato il progetto della Sonda R nel 2008-2009. Con un grande spirito, con molta libertà creativa, solo pochi numeri, e un progetto fortemente condiviso con i clienti in ogni fase della genesi di questa vettura. E questa Imola nasce con lo scopo di fare una macchina omologata e stradale, con tutti gli standard di sicurezza tipici di Pagani, dove noi siamo veramente estremamente rigorosi nel portarle avanti. Ecco, intanto vi voglio presentare Imola. Ecco, questo esemplare, nello specifico è il numero 3 di 5, racconta un po' la storia di come si è sviluppato questo progetto. Avevamo bisogno di una piattaforma su cui testare diverse soluzioni, dai materiali, dai nuovi compositi, tecnologie, sulla dinamica del veicolo, cioè lavorare un po' su ogni singola parte della macchina, ma in maniera rigorosa, ma anche libera. Abbiamo condiviso questo concetto con alcuni dei nostri clienti e hanno accolto questa sfida, facendole diventare parte anche a loro di questo progetto. Allora, l'Imola è una macchina estremamente leggera, pesa 1240 kg, e considerando questo grosso motore 12 cilindri, una trasmissione che deve tenere una coppia di 1100 Nm, i pneumatici, le dimensioni della macchina, ma pesa più o meno come una Ford Fiesta. Per poter raggiungere questo non si raggiunge togliendo. Questo si raggiunge lavorando in maniera rigorosa, in maniera scientifica, in maniera metodica su ogni singola cosa. Ci sono più di 700 componenti ricavati dal pieno, forgiati, fatti in acciaio, in alluminio, in titanio, che vengono ricavati dal pieno con questa idea della leggerezza. Componenti che sono costosissimi. Ok, anche la macchina che costa 5 milioni di euro è costosissima e i clienti meritano questo e molto di più. Però c'è veramente tanto impegno nel cercare di fare questo. Volevamo un'aerodinamica che desse alla vettura un buon downforce, un buon carico verso il basso, però con un concetto che uno deve tener conto nel momento in cui fa la scelta, che io lo ritengo responsabile o irresponsabile, o meno responsabile. Uno può lavorare per cercare di avere del downforce sul fondo piatto della macchina, e sono quasi 8 metri quadrati, perciò ogni centimetro che ci abbassiamo abbiamo dei carichi aerodinamici che sono altissimi, perciò che si incrementano ancora di più. Però questa scelta, per
poteva essere una scelta estremamente pericolosa, perché quando sei in pista sei quasi su un biliardo, quando invece sei su delle strade normali con degli avvallamenti, il carico aerodinamico può cambiare anche di centinaia di chili e può far diventare la vettura estremamente pericolosa. Perciò basicamente abbiamo lavorato sulla forma della macchina, abbiamo lavorato sulle appendici, su questi piccoli dettagli, tanti che vedete un po' come anche nelle macchine di Formula 1, tutti i piccoli accorgimenti che spesso non capiamo bene a che cosa servano, però che in questa macchina, nello sviluppo di questa macchina, sono stati estremamente utili. Come ho già dichiarato, questa non è una macchina elegante, ma è una macchina che nasce nel segno delle performance, e questo per la Pagani è l'anno delle performance. Il motore ha più di 830 cavalli, 1100 Nm di torque, e dopo i 2000 giri comincia ad avere questa coppia altissima che se la porta fino ai 6000 giri. I numeri di giri sono passati da 6.200 a 6.500, perciò la macchina è anche più vivace, no? Più graziosa. Ma è una macchina veramente, veramente facile da guidare. Abbiamo iniziato a lavorare in materiali compositi 35 anni fa. Quando ho iniziato con questa tecnologia, pochi ci credevano, anzi, quasi nessuno ci credeva. In quel momento lì, ho dovuto affrontare delle sfide enormi per fare i materiali, per sviluppare i sistemi di resina, i materiali per i modelli, i materiali ausiliari. C'era pochissimo in quel momento. Ma uno dei problemi più grossi, una delle sfide più grosse, è stata la verniciatura. Perché fino a quel momento lì era difficile verniciare un componente e materiali compositi. Perciò ho iniziato un lavoro notevole con dei mezzi anche estremamente limitati. Già nel 1993 abbiamo raggiunto la classe A come finitura superficiale, non solo per un componente e materiali compositi, per un componente tutto in carbonio a vista, che era una cosa estremamente difficile. Questo cofano è ancora presente nella nostra galleria, nel nostro museo. Da lì è partita una ricerca che con questa macchina ha trovato il suo apice, perché qui abbiamo lavorato non solo sul sistema, ma abbiamo lavorato sul peso della vernice. Il peso è difficile in una resina poterla farla più leggera, però abbiamo eliminato la maggior parte dei materiali inerti per ridurre il peso, e abbiamo tirato via 5 kg su questa macchina. Imola. Perché Imola? Nello sviluppo di una Pagani facciamo centinaia di migliaia di chilometri. Nello sviluppo della Guaira abbiamo fatto circa 1 milione di chilometri. Nello sviluppo di questa macchina circa 250.000 chilometri, solo per fare 5 macchine. 16.000 chilometri l'abbiamo percorso a Imola, con delle potenze praticamente dal 90 quasi al 100%, perciò sollecitando molto la macchina. Cosa vuol dire? Vuol dire 3 volte le 24 ore delle mani. Questo lavoro rigoroso ci ha permesso di validare, di mettere alla prova, sollecitare ogni singola parte. Pirelli ha fatto un lavoro straordinario, dei pneumatici confortevole, dei pneumatici affidabilissimi, che durano moltissimo, ma con un grip incredibile. 1,9 G laterale, che è notevole per una macchina stradale. Ecco, questo esemplare che stiamo vedendo è il numero 3 di 5, il numero 4 è in produzione, e a luglio verrà completata la intera produzione della macchina, perché noi siamo convinti che nel momento in cui uno presenta la macchina, in brevissimo tempo la deve consegnare al cliente, contrariamente la macchina invecchia. Perciò questa è la nostra politica da sempre, e questo è quello che abbiamo cercato di fare con Imola. La gioia, la soddisfazione più grande è stata quando abbiamo consegnato la prima vettura appunto nella pista di Imola a un cliente che non era un pilota, a un cliente che non era tanto abituato a guidare una macchina in pista. È partito con un po' di paura, e poi dopo che si è stancato di girare era
estremamente soddisfatto quando è sceso dalla macchina. Ha detto veramente una macchina semplice, una macchina facile che mi ha dato della gioia.